In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Quale premio dunque ne avremo? Gesù rispose: in verità vi dico, voi che mi avete seguito nella rigenerazione finale, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono di gloria, sederete anche voi sopra 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa, fratelli o sorelle, padre o madre, moglie o figli o campi per amor del mio nome, riceverà il centuplo e avrà la vita eterna. Laus Christe. Dell'Evangelica ditta, della tua nostra delitta. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli, abbiamo oggi la gioia, la felice sorte di celebrare con la Chiesa, secondo il calendario della forma più antica del rito romano, la festa dei 7 santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria. 7 grandissimi santi. E questi, sapete, erano mercanti, facevano parte di una confraternita. E vedete com'era la Firenze, ecco, siamo nella seconda metà del 1200. Noi non sappiamo la data di nascita di questi fondatori, sappiamo la data della morte e il più longevo, che visse oltre 100 anni, Sant'Alessio Falconieri, morì nel 1310. E la Firenze di quell'epoca, come tanta parte dell'Italia, le città erano piene di chiese, di confraternite, ognuna col suo cappellano, dove c'erano confraternite di flagellanti, di devoti della Madonna, e questi mercanti erano proprio devoti della Madonna Santa, e decisero di dare tutto ai poveri, lasciarono tutti ai poveri, e si ritirarono nelle vicinanze in preghiera per ricordare i dolori della Madonna Santa, e il cappellano della confraternita impose loro un abito di penitenza, e questi cominciarono questa forma di vita, e così ebbe inizio, furono la primissima tappa della nascita dell'Ordine dei Servi di Maria. E quando si ritirarono questi mercanti, non avevano assolutamente idea in mente quello che avrebbero dovuto fare. E perché, vedete, il Signore ci comunica la sua santissima volontà giorno per giorno, e noi dobbiamo santificare il momento presente, evitare troppe preoccupazioni per il futuro. L'uomo propone, Dio dispone, e andare avanti giorno per giorno, e poi sarà il Signore che si condurrà, e come dice la Sacra Scrittura, iustum deduxit dominus per vias rectas, il Signore conduce i giusti per le vie rette. È l'unica cosa che dobbiamo fare, non cercare scorciatoie, ma cercare le vie rette, cercare di fare la volontà di Dio, e poi il Signore e la Madonna ci pensano. E veniamo al carisma, diciamo, fondativo di questi servi, di quello che sarà chiamato l'Ordine dei Servi di Maria. Questa denominazione nacque perché questi santi, che inizialmente facevano una vita eremitica, poi scendevano a Firenze per la questua e per piccole predicazioni. E quando arrivavano, la gente li ammirava, perché sapeva che erano ricchi mercanti, avevano dato tutto ai poveri, e i fanciulli, i bambini, dicevano: ecco i servi di Maria, ecco i servi di Maria. E il nome praticamente nacque da questo fatto. E diciamo, il carisma fondativo è piangere i dolori della Madonna. C'era San Paolo della Croce che diceva una bella frase, diceva: la causa di tutti i mali è nella dimenticanza dei dolori dell'amore del Signore crocifisso. Cioè, praticamente, vedete, quando San Giovanni Paolo II parlava di nuova evangelizzazione per ricordare agli increduli di oggi, e ricordare una verità dimenticata, già ai tempi di San Paolo della Croce si stava dimenticando l'amore del Signore crocifisso. Dimenticare l'amore del crocifisso, e questo è grave, poi cercherò di spiegarlo dopo, la gravità di questa dimenticanza. E quanto più, fratelli carissimi, e noi lo vediamo anche oggi, abbiamo dimenticato l'amore della Madonna Santa spiritualmente crocifissa.
l'amore di colei il cui cuore è stato trapassato anch'esso da una spada, l'amore della regina dei Marte. E vedete, fratelli carissimi. Allora, vedete, quando, qual è la prova è che abbiamo dimenticato quest'amore? La prova è in tutte le ristrettezze, diciamo, l'avarizia spirituale, la spirocenia spirituale, nel non voler attribuire alla Madonna Santa il titolo di corredentrice. Perché non si vuole dare il titolo di corredentrice? Perché si dimentica il dolore della Madonna. Ma come si fa a non dire che corredentrice se uno basterebbe recitare uno Stabat Mater con devozione per capire che la Madonna è corredentrice? Allora vedete, si è rimosso il dolore della Madonna. È un dolore che non è stato solo ai piedi della croce. Stabat Mater dolorosa, iuxta cruce in lacrimosa, dum pendebas filius. Allora lì stava, permaneva nella fede. La vita della Madonna è stata tutto un dolore. È un dolore perché è stata una graduale espropriazione del figliolo, fin da quando l'ha dovuto presentare in mangia ai pastori che gli hanno detto: ecco, c'è nato un figlio, e la Madonna sapeva che Gesù non era per lei, non poteva dire solo figlio mio, doveva offrire questo figlio che era suo, profondamente suo, cioè il cuore più amante, il cuore più amante del figlio più amabile. E pensate la separazione di questi cuori, l'espropriazione di questi cuori, quando Gesù chiama la Madonna donna, perché dice: tu hai un ruolo che va oltre, diciamo, la semplice relazione, che pur verissima è di madre secondo la carne. E tu sei una nuova Eva, però per questo ti devi espropriare ancora di più di me, ci dobbiamo proprio staccare. Ecco, questo è stato il dolore, il continuo dolore della Madonna Santa. E vedete, allora era conveniente che sorgesse un ordine che la cui vita ricordasse, facesse memoria di questa madre addolorata, di questa madre addoloratissima. Come l'ordine dei passionisti è per ricordare la passione del figlio. Vedete, ora queste sono due verità, fratelli carissimi, dimenticate, perché adesso c'è un cristianesimo gnostico. Vedete, fratelli carissimi, adesso in molti crocifissi delle chiese come sono fatti? Non c'è più quei bei cristi agonizzanti, quelli che disegnava Sant'Alfonso di Liguori, no? Tutti pieni di ferite, con le braccia aperte. Vedete, c'erano i giansenisti che avevano fatto i crocifissi con le mani verticali in alto. A volte si trovano, quando voi vedete un crocifisso con le braccia in alto, è un crocifisso giansenista. E Sant'Alfonso, con la sua iconografia, ripropose i crocifissi con le braccia aperte, cioè Gesù che abbraccia tutti i peccatori. C'erano tutte queste piaghe che ricordavano la passione, perché il ricordo della passione suscita l'amore. Il ricordo della passione non è una religione che nasce dal io penso, il pensiero. Ognuno c'è nel suo interno, c'è il sentimento religioso che produce una certa religione, e allora noi abbiamo il cristianesimo, l'Islam, e c'è un sentimento religioso comune all'umanità, ognuno produce il proprio sentimento religioso. Questo, vedete, nasce una cosa che nasce dall'interno, invece la nostra santa religione non nasce dall'interno, o meglio l'interno riflette un amore che si è comunicato esternamente da noi, non deciso da noi, non pensato da noi. E quest'amore è il Cristo crocifisso, non disgiunto dalla Madonna addolorata, lì, capite? Allora era necessario, era conveniente che ci fosse un ordine. E adesso, anche quando forse gli ordini religiosi vengono meno al loro carisma, in ogni caso noi il carisma dobbiamo coglierlo noi, quindi coltivare una memoria dell'amore del Signore crocifisso e dell'amore della madre contrafitta. Ecco, vedete, e per questo avete anche a Fatima, la Madonna chiedeva sacrifici per consolare i cuori di Gesù e di Maria, e per consolare lo spirito di riparazione. E vedete, fratelli carissimi, com'è possibile consolare Gesù? Perché vedete, Gesù nel Getsemani conosceva tutti i peccati, conosceva tutti i tradimenti,
conosceva tutte le, e per questo sudava, il dolore era talmente grande che i capillari si sono contratti, il sangue usciva fuori della pelle, ma è stato consolato Gesù con la sua scienza divina, la scienza infusa, conosceva anche tutti i fioretti, tutti i nostri sacrifici, le nostre penitenze. E veramente noi, in qualche maniera, per questo congiungimento misterioso del tempo e dell'eternità che c'è in Gesù, noi possiamo oggi consolare realmente Gesù, consolare la Madonna Santa. E questa, vedete, è una religione reale che non si fonda sul pensiero. Sul pensiero, vedete, fratelli carissimi, no, come è importante. E allora, vedete, questo dolore di cui facciamo memoria, è un dolore poverina, questo dolore cosa è servito? Vedete, c'era un bel titolo che veniva dato alla Madonna in tempi preconciliari, Alma Socia Christi, cioè alma collaboratrice di Cristo, alma socia di Cristo. Vuol dire, vedete, quando Dio ha creato la donna, Maria che è la vera Eva, e Gesù che è il vero Adamo, allora la donna, questo un aiuto, gli fece un aiuto simile a lui, aiutorium simile sibi. La Madonna è aiutorium del vero Adamo, aiuto, collaboratrice. È certo che Gesù avrebbe potuto non crearci, non salvarci, salvarci da solo, ma non ha voluto salvarci da solo, perché fin dal principio, il mistero nascosto da secoli, quando il Figlio, la Santissima Trinità, ha deciso che il Figlio si sarebbe incarnato nel seno purissimo della Vergine Maria, già questa unione era ab eterno, era in questo pensiero, e questa unione non è mai venuta meno. Hanno cercato di separarla, hanno cercato via il Rosario del Santissimo, perché Dio mi perdoni, se ripeto una cosa, l'Eucaristia una cosa, la Madonna un'altra, e per alcuni aspetti è vero, ma non si può disgiungere. E quando noi diciamo che c'è la presenza reale di Gesù nell'ostia, perfetta, la presenza vera, reale, sostanziale, qual è la presenza altrettanto vera, e sebbene non sostanziale, è quella della Madonna perfetta adoratrice in ogni tabernacolo. Non si possono separare, e non si può aver paura della Madonna per far dispetto a Gesù Cristo. Questo è un trucco del diavolo, un trucco del demonio. Ecco, fratelli carissimi, allora proprio perché, diciamo, noi la nostra religione non è una gnora, non è un pensiero, ma è l'incontro con dei cuori trafitti, con delle persone reali, esterne a noi. E che cosa ci chiede, diceva Sant'Alfonso, nella pratica di amare Gesù Cristo? Che cosa ora ti chiede Gesù, se non che tu lo riami? E che cosa ti chiede questa Madonna Santa che tu non la riami? Ecco, vedete, fratelli carissimi, allora, tornando ai nostri servi di Maria, ecco, vedete, questo è l'importanza del carisma, di questo carisma, e che diciamo che è un aspetto che noi dobbiamo coltivare. E poi pian piano questi servi di Maria hanno alternato la vita eremitica alla vita, diciamo, apostolica, e poi piano piano sono diventate quell'ordine che conosciamo adesso, un ordine di apostolato, e per vari problemi di quel tempo non poterono essere ordini mendicanti come in origine, ma assunsero la regola, diciamo, agostiniana. Ecco, una cosa importante, vedete, fratelli carissimi, che ritirandosi che poi si ritirarono anche sul Monte Senario, a un certo punto, dalla loro vita eremitica, che un terreno che un certo vescovo diede loro, e emisero una formula di consacrazione. E vedete, fratelli carissimi, come lo Spirito Santo guida, diciamo, i devoti di Maria, i buoni cristiani, a donarsi in qualche maniera alla Madonna. Ecco, certamente gli atti di consacrazione sono stati perfezionati dal Monfort, da San Massimiliano Maria Kolbe, però c'è tutta una storia della Chiesa che, diciamo, che ripete quel gesto di San Giovanni, quando da quell'ora il discepolo la prese con sé, la prese nell'intimo del suo cuore, e poi i santi hanno studiato le formule per espropriarsi il maggior più possibile, per donare tutta la Madonna, per donarsi. E una delle belle frasi di questo primo atto di consacrazione,
che non sono riuscito purtroppo a trovare questa mattina, che è raccontato nella leggenda di origine dei servi di Maria, una frase che ricordo è questa: è perché la Madonna con tutti i suoi meriti supplisca alle nostre mancanze, alle nostre indegnità, e ci faccia in questa maniera servire Gesù Cristo. E vedete, questo è uno dei motivi. E diciamo, poi l'ordine si in fretta, molto velocemente si diffuse. A Firenze venne costruita la chiesa che oggi è la chiesa dell'Annunziata, che venne poi ricostruita, dove ancora adesso c'è la curia generalizia dei servi di Maria, e l'ultimo a morire fu Sant'Alessio Falconieri nel 1310, che vide l'ordine definitivamente approvato. E lui, quando morì, vide proprio Gesù Bambino che gli metteva una corona di fiori sulla testa. E lui diceva agli astanti che sedevano nella morte: non vedete, inginocchiatevi, non vedete Gesù, non vedete Gesù, guardate Gesù Bambino. E morì con questa santissima morte. E Sant'Alessio diceva 100 Ave Maria ogni giorno solo per un'intenzione, per mantenere la virtù della purezza. E vedete che ascesi, vedete come veniva stimata, la virtù della purità. Ahimè, invece a volte oggi guardata con tanta superficialità, è vero che ci sono dei peccati più gravi dell'impurità, però la Madonna Giacinta cosa ha detto a Fatima? Ha detto che il maggior numero dei dannati è dannato per questo peccato. Quindi bisogna stare in campana, perché una magra soddisfazione poi all'inferno dire siamo i migliori, siamo i meno peggio. Ecco una magrissima soddisfazione. Quindi vedete, sempre vigilare molto per questo punto, fratelli carissimi. Ecco, e ancora Sant'Alessio Falconieri e il rosio di Santa Giuliana Falconieri. È una grandissima santa, la cui morte è veramente qualcosa di meraviglioso, e lo ricordo perché magari adesso nella chiesa si parla di tutt'altro, magari alcuni è sfuggito, non se lo ricordano più. La Santa Giuliana Falconieri non poteva più deglutire, però desiderava fare la comunione e non poteva ricevere il viatico perché proprio non poteva deglutire. Allora il sacerdote le depose sul petto un corporale, e poi depose l'ostia sul corporale, e vedete, l'ostia passò attraverso il corporale. In questo modo miracoloso Santa Giuliana poté comunicarsi, vedete, fratelli carissimi, quindi anche qui non in mano, ma sul corporale, vedete, e l'ostia, e poi ha passato, quando ancora c'era rispetto, ahimè, fratelli carissimi, per l'ostia santa. Bene, fratelli carissimi, allora, per l'intercessione dei sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, chiediamo una vita di compunzione assieme alla Madonna. Fac me tecum pie flere, come diciamo nello Stabat Mater. Tutta la nostra vita sia un compianto, piangere insieme a te. Fac me tecum pie flere. Facutarde ad cor meum in amando Christum Deum donet ego vixero. Fa che arda il mio cuore nell'amare il Cristo che è Dio finché io viva. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.